Mister, si torna alla vittoria dopo mesi e mesi di agonia, dopo settimane e settimane di apocalisse. Che sapore ha questa vittoria? Ma, diciamo che è una vittoria che ha un sapore particolare, perché vincere con una diretta antagonista per non retrocedere, con solo 5 giornate di allenamento, è un qualcosa che fa togliere un po' di amaro in bocca e dare veramente una soddisfazione, anche se così non sia, cioè anche se non sia una grossissima soddisfazione, ma soprattutto per questi ragazzi che danno il massimo. Oggi vedere esultare i tifosi quando segnavamo, quando sbagliavamo gol, cioè, il fatto stesso che già riusciamo a sviluppare trame di gioco, la gente che è venuta si diverte, e per me, per i ragazzi, già è sinonimo di soddisfazione. Fermo restando che tutto è stato possibile grazie al presidente Drago, grazie al direttore sportivo e a tutti i suoi collaboratori che hanno, diciamo, un attimino trasmesso un po' di serenità sotto tutti i punti di vista. È un campionato che in questo momento si riapre per noi, ci dà la possibilità di sperare di riagguantare i play-out, no? Sì, ma noi, un po', diciamo che il mio modo superandi, nel senso che noi siamo abituati a non mollare mai, a cercare di dare il massimo sempre, anche ingerottati come siamo, con poca benzina nelle gambe, però siamo l'Atletico Catania, la gente ci incita dal primo al 90esimo, durante la settimana, la sera, il giorno, cioè abbiamo un rapporto splendido con questi tifosi che dal mio punto di vista è difficile trovarli in giro per l'attaccamento che hanno, quindi noi daremo sempre il massimo fino a quando non finirà il campionato.